Svabhodi Nanya Bodhisya Bodharupa Tayatmanaha Yadasmatam Prakasani Yadasvatma Prakasani. Incarnazioni del Divino Amore. Per vedere la lampada che dà luce, non avete bisogno di un'altra lampada. Quindi anche nessun altro mezzo di cognizione è necessario per realizzare l'Atma o il Sé splendente. Il Sé è immutabile. Buddhi, l'intelletto, non ha luce propria, ma risplende grazie allo splendore dell'Atma. Se l'intelletto è capace di apprendere e giudicare tutto nel mondo, è grazie al potere del Sé. Buddhi o intelletto è basato sull'intelligenza, Medha Shakti. Il potere dell'intelletto è solo un riflesso dell'Atma, lo splendore dell'Atma. La mente ha due aspetti. Uno è quello di colui che esegue, l'altro è colui che sperimenta. La mente è la causa del senso di attaccamento e del possesso. L'azione umana è più evidente nello stato di veglia che nello stato di sogno o nello stato profondo del sonno. Nello stato di sonno profondo, la coscienza super intelligente brilla e la mente e i sensi e l'intelletto sono dormienti. Proprio come un ferro rovente
brilla più del fuoco stesso, sebbene il fuoco ne sia la causa, la coscienza intellettuale individuale brilla di più a causa della coscienza cosmica. Quando la mente è assopita nello stato di sonno profondo, la supermente diventa attiva. In quello stato l'uomo non ha desiderio o paura o ansia. But the moon reflection also appears to have been moving there. The reflection of the moon is steady. L'uomo è vincolato dalla mente e dai sensi. Nel perseguimento del sentiero spirituale, prima di tutto la mente dovrebbe essere tenuta sotto controllo. Thus, the supermind, though eternal, permanent and steady, it appears as if it is. Quando la mente è stabile, si raggiunge lo stato di supermente. In questo stato non c'è spazio per i sentimenti mondani, fisici o transitori. A human being who takes the mind as the basis of his sustenance will lead the life of an average human being. Finché la mente è pura, nessun male può entrare nel cuore. An individual who takes the self, Atma, as the basis will have that awareness of the self. Un individuo dovrebbe mettere al primo posto l'atma, il sé. Quando si è inquinati da cattivi sentimenti, c'è spazio per pensieri cattivi. Bisogna riconoscere il fatto che la vita umana dipende dal funzionamento della mente. Fin tanto che una persona è governata dalla mente, continuerà ad essere umana. Una volta che una persona va oltre la mente, può godere della vastità, della distesa illimitata della coscienza cosmica. So long there is dirt, you find all poisonous snakes and scorpions there finding a place. మనసు పరిశుద్ధముగను ప్రకాశవంతముగను గృహము ఉండినప్పుడు ఇందులో ఇట్టి విషపురుగులు ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించవు. When this house, the mind is pure with all the light, no snake, no scorpion can ever enter. కనుక ఈ మనస్సు అనేటువంటి గది ఉంది. Quando la mente è pulita, nessun sentimento cattivo può entrare. నిర్మలమైనటువంటి యొక్క జ్ఞాన స్వరూపంగా రూపొందుతుంది. Therefore, this mind, which is compared to that of a room, if it is clean with light, then it shines well, purely. Ad esempio, se immaginate di costruire una casa spaziosa con un numero di camere da letto, salotti, sale da pranzo e bagno, la casa spaziosa appare divisa in piccole stanze. Questa è a causa delle pareti che sono state messe per dividere le stanze.
Se i muri vengono abbattuti, la casa diventerà una grande villa. Allo stesso modo, il corpo è l'upadi, è come un muro che limita la propria percezione agli stretti confini del corpo. La mente ha i suoi limiti. Una volta che si andrà oltre questi limiti della mente, si arriverà a vedere la coscienza cosmica. Quindi in questa grande costruzione di cui abbiamo parlato viene divisa dalle pareti. Ogni stanza, ogni locale ha una parete. La cucina ha una parete, il bagno ha una parete, la camera da letto ha una parete, lo studio ha una parete. Between a room and another room, we constructed a wall in between. Una volta che ci si libera di questa coscienza del corpo, si sperimenta la coscienza cosmica universale che è onnipervadente. Così allo stesso modo, se si abbattono i muri delle case, che cosa rimane? Se si abbattono le pareti delle case, che cosa rimane? Because of this body feeling, because of the difference in gesture, everyone says, I have body, you have body, there's difference. A causa di tutte queste differenze mentali, tutte le persone creano delle limitazioni, dicendo, io sono il corpo, questi sono i miei occhi, queste sono le gambe, eccetera, eccetera. Proprio come le mani, le orecchie, gli occhi e le gambe sono tutti arti o organi del singolo corpo umano, i corpi di tutti gli esseri umani sono le membra della società. Ancora una volta, la società stessa è un membro dell'umanità. Everything is built out of the relationship between one organ and another organ. This is hand. This is ear. This is kannu. This eye. This is mukku. Queste sono le mani, queste sono le orecchie, gli occhi, le gambe. All these organs are the parts of the same body. Tutti questi organi fanno parte di un singolo corpo umano. They all constitute the limbs of this entire body. As the limbs remain as part of this body. Gli esseri umani fanno parte della società. La società fa parte dell'umanità e l'umanità è un ramo della natura. Prakriti. Prakriti è un ramo della divinità. Just as bodies become the limbs of the society should be a limb to the entire humanity. The humanity is a limb of the nature. The nature is a limb of the divine. La natura è un organo della divino. Is humanity the limb of Manavatam Angamu society? The society is the limb of humanity.
Le persone dovrebbero comprendere questa Angangi Bhava, cioè la relazione che esiste fra la divinità e gli esseri umani, nella giusta prospettiva. When once we get away from this association between the limbs, everything would appear as one. Man will reach, attain that bliss in this feeling of oneness. L'uomo dovrebbe tendere all'unità, a uno spirito di oneness. In this human life, we have full faith in this meaning. Nonostante l'uomo sia dotato di intelligenza, buddhi, non è in grado di padroneggiare i sensi. Si dovrebbe capire il grande significato della vita umana, che è superiore a quella di tutte le altre specie. Hundreds and thousands of rice particles we partake. కానీ ఒక్కటి రెండు చిన్న రాళ్ళు మన పంటికింటి పడగా అన్నంలో అంత రాళ్ళు ఉన్నాయని ఈ అల్పత్వం చేత అధికత్వాన్ని కూడా కించిత్ పరుస్తున్నాం. A causa della coscienza del corpo, l'uomo sta dimenticando la sua divinità, l'indivinità interiore. Voi studiate la natura delle cose mondane e conducete una vita artificiale senza rendervi conto che il cuore è la sede della divinità. In that vast divinity, there are no obstacles or partitions. It is only the illusion that stands forth as an obstacle. Se permettete ai sentimenti cattivi di entrare nel cuore, questi inquineranno e il divino non avrà alcun posto al suo interno. Il mondo intero oggi è pieno di inquinamenti non solo dei sensi individuali, ma anche dei cinque elementi. With all the illusion, imagination that I will do this, I will do that and something else. Ye vittulanu naati ichchota nunchiro aa phalamulu meeku. You have come down here. L'aria è impura, l'acqua è inquinata e tutto ciò che vedete, sentite, toccate è inquinato. Come potete aspettarvi di trovare la pace nel mondo? Il Vedanta insegna che dovremmo andare oltre la mente e realizzare la visione interiore per evitare che i sentimenti negativi entrino nel cuore e inquinino la sede di Dio. Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya Koshamaya Swarupa. This is the form of the sheath of life, the sheath of mind, and the sheath of wisdom. Dhinne Vedamu, Rutam, Satyam, Vyahutam, Annas. Rama, interrogato dal saggio Agastya, perché si era comportato da uomo, gli chiese, sono Dio? È a causa della coscienza del corpo che non si realizza la divinità. Il corpo è solo uno strumento. Si mangia per sostenere il corpo.
Se ha bisogno del cibo per la protezione del corpo e anche i vestiti per proteggerlo dal freddo e dal caldo. Il corpo è la fonte di tutte le malattie che sorgono dal desiderio. Il desiderio dà origine a raga e dvesha, l'attaccamento e l'odio. Non c'è niente di sbagliato nell'avere desideri di cibo, riparo o vestiti. È l'eccessivo desiderio che causa l'attaccamento e la delusione. Il desiderio dovrebbe essere nei limiti. Non dovreste diventare farne una malattia per i desideri. Il desiderio di accumulare non è insito negli uccelli e nelle bestie, ma è dilagante solo tra gli esseri umani. L'uomo perde le sue qualità umane a causa di questa avidità di voler accaparrare tutto per fini egoistici. In spite of that intelligence, we divide humanity. This human life is very significant. It's noble. It's one of character. Come si può trasformare l'uomo? Ecco un esempio. Se c'è un pezzo di carbone, non può essere trasformato, non può diventare bianco applicandoci il sapone. Il carbone esce dal legno. Il legno, quando viene messo a fuoco, diventa carbone. Quando il carbone viene rimesso nello stesso fuoco, brucia completamente e diventa incandescente bianco. Il carbone era originariamente di legno e quando il legno è bruciato è diventato carbone. Poi, una volta ulteriormente bruciato, ha raggiunto la forma finale di cenere, che è la vibhuti, che rappresenta la forma terminale di tutti gli esseri. Questa verità ci insegna che tutti i materiali nel mondo devono essere raffinati dal fuoco per raggiungere lo stato finale del Brahman. Anche l'uomo, anche il corpo, deve raggiungere questa fine. Ma la realtà interiore dell'uomo è permanente. Questo è il significato della vita umana. Dio è Sarvabhuta Antaratma, l'abitante di tutti gli esseri, ma non c'è alcun cambiamento interiore. Le vite umane continueranno a essere generate come l'onde dell'oceano, ma l'oceano della coscienza cosmica rimane invariato. The man who doesn't realize the truth
Supponiamo che si faccia, che si costruisca l'immagine di Krishna in argento. Tutte le parti dell'idolo sono in argento. Quando vedete la forma di Krishna in questa statua, non sapete se è di argento. Voi vedete, quando voi vedete solo l'argento che viene con il quale si è creato la statua, la forma è davanti alla vostra vista. Allo stesso modo, quando voi portate la mente verso Dio, che sta pervadendo l'intero universo, la mente sarà completamente piena di Dio e non vedrete più le diverse forme degli oggetti nel mondo. Se la mente è diretta verso gli oggetti mondani, non riuscite a vedere la divinità che pervade tutti gli oggetti. Bhishman Vishnu Svarupa, ma l'universo è la forma di Dio. Dio è la causa e l'universo è l'effetto. La mancata comprensione della causa e l'effetto si traducono in delusione. Se non si comprendono la causa e l'effetto, si rimane delusi. La vita umana più preziosa è svalutata. That is called realization of cosmic energy. Un mendicante si definisce anahata, una persona senza nessuno che lo sostiene e chiede l'elemosina. Questo non è corretto. Per tutti è Dio il supporto. È solo Dio che è anahata, perché non c'è nessuno al di sopra di Lui. Agastya Maharishi, Saint Agastya, Ramulu, Ayya, Miru Paramatma Swarupulu, Miki Vicharam Enduku, Ee Aranyavasam Enduku, Enduku Ee Vimanchiti Yokka Natakam Srishtinchukunnaru Ani Prashninchinappudu, Ramulu Teliyani Amayakudu Vale, Miru Bhagavantuda, Nenu Atheetamaina Shaktina, Ani Tanu Aashchanyapadinattuga, Ee Ramayanam Nirupistuvachindi. Saint Agastya, ask Lord Rama. Tyagaraja considera Rama il suo salvatore e protettore e non si cura della ricchezza del mondo. Tyagaraja considerò il servizio ai piedi di Rama come il più grande tesoro. Kabir era un povero tessitore ed era solito condividere il suo cibo con gli altri. Quando il re inviò l'oro e alcune provviste a lui, Kabir, attraverso i suoi funzionari, disse: per chi ha mandato tutte queste cose il re? Essi risposero: il re ti ha mandato queste cose perché tu sei impotente. Ed egli rispose: io non sono senza supporto. Rama è il mio nata, è il mio maestro. Non potete dire che non ho nessuno che mi sostenga. È solo che non potete dire che non ho nessuno che mi sostiene. È solo Rama, non ha nessuno che lo sostiene. Dategli queste cose a lui. Kabir disse che Anahata significa Dio. Noi dovremmo comprendere il corretto significato delle parole. Incarnazioni del divino, abbiate fede solo nell'Atma. Il corpo, la mente e l'intelletto sono tutte cose come i vestiti che indossate. Voi piangete quando cambiate i vostri vestiti per quelli nuovi? La morte è proprio come il cambiamento di un vestito. A causa della lunga associazione che voi avete
stabilito con il corpo, piangete nel momento della morte. Se considerate la relazione, questa relazione come temporanea, non piangereste. Dovete attaccarvi solamente a Dio e a nessun altro e a nessun'altra cosa nel mondo. Dio è il vostro amico permanente. Dopo la morte, dove va a finire l'atma? Questa è una domanda che la mente fa, che la mente di tutte le persone si pone. Che cosa succede all'anima dopo che il corpo è stato rimosso e quanto tempo ci vuole per rinascere? Queste sono domande ridicole. Tutto ciò può essere spiegato con un esempio. Se spingete l'interruttore, se voi spingete l'interruttore, la lampadina brucia perché l'energia elettrica fluisce attraverso di essa. Quando la lampadina viene cambiata, non succede nulla all'energia che è ancora lì. Sebbene la lampadina sia sparita, l'energia esiste ancora. Allo stesso modo, il corpo viene e va, ma l'atma, come l'energia di una lampadina, è eterna. Incarnazione del divino atma. È necessario che vi sbarazziate di tutte le idee e degli atteggiamenti ristretti. Tutte le cose mondane sono come nuvole passeggere. C'è solo uno permanente e immutabile, che è il Brahma Tattva. Dovete realizzarlo attraverso il sentiero del puro amore. Ci sono tre categorie di esseri umani. Ci sono quelli che hanno fede in Dio, quelli che non hanno fede in Dio e quelli che sono indifferenti. Per esempio, in un cespuglio c'è un fiore. La sua fragranza spinge coloro che hanno fede in Dio a cercare la sua fonte. E questi possono essere chiamati persone credenti. Poi ci sono quelli che apprezzano la fragranza, ma non si preoccupano di mettere in discussione la fonte di questa fragranza. E queste persone possono essere definite come credenti e non credenti. Poi ci sono altre persone che non sono né l'uno né l'altro. Cercano il fiore ma non ne percepiscono la fragranza. Possono essere definiti come non credenti. Si presume che non credenti, però, siano quelli che non hanno fede in Dio. Noi pensiamo che i non credenti siano le persone che non hanno fede in Dio, ma in realtà non è così. Non ci può essere nessuno, non esiste nessuno che non abbia fiducia in se stesso. Tutte le persone hanno fiducia in se stesse e quindi sono credenti. प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 मुदित मनसि कहो राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मनसि कहो राम
మటే దుఃఖమిటేకరామనావసముద్ర సుఖదనావ పరమ శాంతి సుఖ నిధాన దివ్య రామ పరమ శాంతి సుఖ నిధాన దివ్య రామ నిరాకార పరమ గోప్య పరమ దివ్య మంత్ర రామణ పరమ గోప్య పరమ దివ్య మంత్ర రామణ సంత జనర సదా బసత ఏక రామణ పితా బంధు సఖ సభి రామణ పితా బంధు సఖ సభి భక్త జన జీవన జన ఏక రామణ భక్త జన జీవన జన భక్త జనర జీవన జన ఏక రామణ భక్త జనర జీవన జన ఏక రామణ రామ 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 రామ